Jasmine e Riccardo sono una giovane coppia molto innamorata e piena di passioni comuni. Ma quello che più di tutto li unisce è un'autentica vocazione per il loro mestiere di infermieri. Purtroppo la pandemia li ha messi a dura prova e li ha anche costretti a posticipare le loro nozze. Ma insieme hanno trovato il coraggio di affrontare tutto e anche la voglia di farsi un regalo. Ristrutturare finalmente la casa in cui convivono da 4 anni. In questa casa sono cresciuta con la mia famiglia e ora ci vivo con Riccardo, quindi ci sono molto affezionata, ma non siamo mai riusciti a trasformarla secondo i nostri desideri, visto che è la nostra casa, possiamo iniziare a provarci. Dire di sì, anche perché abbiamo dato un po' di colore nei nostri tempi morti, ma l'effetto non è un granché, anzi. Quindi addio alle soluzioni fai da te, ristrutturiamola davvero. Partendo dalla cucina, che oramai è diventata piccolissima e vecchia, figurati se invitiamo gente. Poi io vorrei anche un soggiorno grande, con il divano che abbiamo comprato il soggiorno è diventato piccolissimo. È meglio avere un living più ampio, più spazioso e anche una camera più accogliente. Così ci posso mettere anche i miei vestiti. Vedremo Riccardo, non esagerare. Proviamoci Jasmine. Il bagno invece è nuovo, quindi direi che potremmo tenerlo così, che pensi? Sì, il bagno sì, anche se a me non dispiacerebbe cambiare la doccia, sai, avere una doccia un po' più comoda. Poi con 35.000 euro di budget possiamo toglierci questo sfizio, no? Proviamoci. Paola, a te le chiavi. Qui ci sono le chiavi che fra poco torneranno nelle mani di Jasmine e Riccardo. Ciao Paola. Ciao. Ben arrivati. So che avete viaggiato molto tardi questa notte. Sì. Abbastanza. Abbiamo finito tardi di lavorare, ma siamo qua. Giovanissimi, innamoratissimi e accomunati da un mestiere bellissimo che però in questo momento è molto faticoso. Sì, siamo due infermieri, è molto dura in questo momento, ma lo facciamo con passione e soprattutto sempre cerchiamo, nel limite del possibile, di farlo con il sorriso sempre sulle labbra. Ecco, io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti voi e tutti i vostri colleghi che in questo momento state facendo davvero una vita molto complicata. Grazie. Grazie. Quindi giustamente avete voluto farvi un regalo, ristrutturare casa. Sì, assolutamente sì, perché l'estate scorsa ci saremmo dovuti sposare, ma visto il periodo difficile abbiamo dovuto rimandare e quindi era arrivato il momento di regalarci qualcosa. Molto giusto. Un desiderio che siamo felici di aiutarvi a realizzare. Per interpretare le vostre necessità, come sapete, abbiamo fatto sviluppare 2 interessanti soluzioni di ristrutturazione, tra cui farvi scegliere. Voi le conoscete già, a noi le presenta l'architetto Alberto Vanin, che ha coordinato i 2 architetti. Per Jasmine e Riccardo abbiamo selezionato tra i nostri architetti della provincia di Torino i 2 più adatti per riconfigurare il loro appartamento, per renderlo finalmente fresco, giovane e proiettato verso il futuro. Il primo progetto, infatti, ridisegna gli spazi della casa proponendo soluzioni architettoniche audaci, ma facilmente riadattabili nel tempo. Entrando si trova la cucina, totalmente ripensata sia negli arredi che nelle finiture e circoscritta da un muretto in stile industrial sormontato da vetrate. Mentre il resto della zona giorno sorge senza soluzione di continuità al posto del vecchio corridoio, del soggiorno e della camera adiacente, garantendo a Jasmine e Riccardo tutto lo spazio che desiderano per organizzare feste e cene con gli amici. A ricordare la vecchia divisione tra gli ambienti resterebbe solo un setto cielo-terra. Un nuovo disimpegno creato ad hoc conduce alla zona notte, dove sia il bagno che la camera da letto residua vengono sottoposti ad un bel restyling. Il parquet, impiegato nella zona giorno, prosegue infatti anche in bagno, dove i termosifoni e la rubinetteria sposano lo stile urban delle pareti. Infine, a completamento di questo progetto dal sapore internazionale, non può mancare una camera ricca di design, dove gli arredi in ferro, le illuminazioni e le cromie a parete compongono una vera suite in perfetto stile industrial.
Il secondo progetto, pensato per Jasmine e Riccardo, è più conservativo nella metratura per le camere, ma rivoluziona completamente lo spazio giorno. Anche questo progetto, infatti, aumenterebbe gli spazi dedicati alla condivisione, ma in maniera del tutto diversa rispetto al precedente. Qui, tutte le pareti che dividevano la zona giorno vengono eliminate per creare un nuovo living con zona pranzo retrostante e collegato ad un'ampia cucina ad elle. L'ingresso viene invece regolarizzato grazie a una nuova controsoffittatura e trasformato in una vera e propria bussola di accompagnamento. Per le camere da letto, in realtà, non sono previste opere murarie, ma entrambe vengono sottoposte ad un totale relooking, a partire dalla pavimentazione, che verrebbe uniformata a quella presente in tutta casa e con l'impiego di arredi modernissimi, luce a sospensione e una carta da parati scenografica ad impreziosire la zona del letto. Per il bagno, ristrutturato di recente, il progetto si limita a esaudire il desiderio di Riccardo, sostituendo la doccia esistente con una molto più moderna, ampia ed ergonomica. Ragazzi, sono due progetti allettanti, ma la scelta naturalmente spetta a voi. Sono proprio curiosa. Quale progetto avete scelto? Abbiamo scelto il secondo progetto perché secondo noi è più funzionale alla nostra idea di casa, insomma ci rispecchia in pieno. Avete scelto il progetto dell'architetto Daniela Ventura che impronta i suoi lavori sulla personalizzazione degli spazi e a misura dei clienti. Sì, con Daniela ci siamo trovati subito molto bene, riuscita a cogliere quelli che erano le nostre idee, tutto ciò che volevamo nella casa. Mi sembra che abbia trovato un buon feeling quindi con il vostro architetto, cosa molto importante. A proposito di cose importanti, vi ricordo che essere qui significa per voi anche la possibilità di vincere la ristrutturazione di tutti gli ambienti del vostro appartamento. Magari. Che è quello che speriamo. Per farlo giocherete soltanto con tre stanze, le sceglierete e le visiteremo una alla volta. Di ognuna, dopo averne visto la trasformazione, vi chiederò secondo voi quanto è costata la sua ristrutturazione. Se alla fine la somma delle vostre tre stime corrisponderà a quella reale, l'intera ristrutturazione della vostra casa, ovvero di tutti i 75 metri quadri, non vi costerà neppure un euro. Speriamo. Tutto chiaro? Sì. Chiarissimo. Allora, bando agli indugi, con quali stanze volete giocare? Ma noi abbiamo deciso di giocare con la cucina, la camera da letto e il living. Allora, la voglia di giocarsela c'è. È tutto pronto? Diamo inizio ai lavori. Eccoci nella cucina. Vi ricordate com'era? Sì. Sì, ce lo ricordiamo bene, purtroppo. Era un ambiente sicuramente troppo piccolo per noi. In due sì, ci stavamo per cucinare, però se già volevamo magari avere gente a cena, lo spazio non era sufficiente. Non è carino versare del vino in piedi agli ospiti. Indubbiamente era un ambiente stretto e lungo, piuttosto infelice. Reso ancora più piccolo a colpo d'occhio dal mobilio, massiccio a tutta parete. E poi sicuramente quella stratificazione di rivestimenti, un po' anni 70 e un po' anni 80, non aiutava certo a rendere la cucina accogliente. Cosa che invece voi vorreste. Assolutamente sì, vorremmo, cioè ci piacerebbe avere una cucina ampia, spaziosa e soprattutto che ci permetta di ospitare amici e parenti. E infatti, per soddisfare questi vostri desideri, l'architetto ha ridisegnato la vostra cucina in continuità con il soggiorno, dedicando lo spazio antistante ai fornelli a una nuova zona pranzo. In più, sfruttando un elemento portante della vecchia cucina, ha saputo dotarla di un ulteriore piano d'appoggio, non solo per cucinare, ma anche per fare la colazione al mattino. Cari Jasmine e Riccardo, i lavori per realizzare la vostra nuova cucina sono iniziati a pieno ritmo. Abbiamo eliminato i vecchi rivestimenti e demolito i tramezzi che la dividevano dal soggiorno. Poi abbiamo ricostruito parte della parete adiacente all'ingresso e aperto le tracce dell'impianto elettrico. Thank you.
Quando si riconfigurano i perimetri di un ambiente, occorre trasformare i vincoli murari in punti di forza. In questo caso ho scelto di utilizzare il pilastro della vecchia cucina come nuovo fulcro per delimitare quella nuova rispetto all'ingresso e al nuovo living, consentendo però il passaggio di luce e la continuità tra gli ambienti. Oh, bene! Il muretto della cucina è pronto. Ora Michele sta prendendo le misure per metterlo in squadra. Vedrete quanto sarà utile avere una finestra tra disimpegno e cucina, soprattutto quando tornerete a casa con la busta della spesa. Giustissimo in questo caso riconfigurare la cucina annettendola alla zona living e creando quindi un bel open space. In alternativa si potrebbe chiudere per intero la parete all'ingresso in modo da sviluppare una cucina ad L tradizionale, inserendo quindi tutti gli elettrodomestici. Nella parete di fronte tra le due finestre mettere un bel tavolo con delle sedie. Ora, Jasmine e Riccardo, vogliamo scoprire la nuova cucina? Assolutamente sì. Non vediamo l'ora. Eccola. Una bella rivoluzione, che ne dite? Beh, ci piace molto e soprattutto è quello che ci aspettavamo. Proprio quello che desideravamo. Sì, ecco, così veramente tu, Riccardo, potrai versare il vino senza problemi ai tuoi amici e Jasmine magari cucina. Ma quanto sarà costato questo cambiamento? È ora di fare i conti. Pensateci bene, perché la posta in gioco è alta. Infatti, se alla fine non azzeccherete il costo della ristrutturazione delle tre stanze con cui stiamo giocando, ma vi sarete avvicinati alla cifra totale, vincerete la ristrutturazione della stanza di cui avrete dato la stima più corretta. Ora, ditemi, secondo voi, quanto è costata la nuova cucina? €3.900. Prima cifra registrata, dopo scopriremo il valore reale. Passiamo ora alla seconda stanza. Siamo nella camera da letto. Il vostro appartamento ne ha due che giustamente volete mantenere. Anche perché non si sa mai, siete giovani, avete tanto tempo, ma qui magari un piccolino prima o poi, eh? Diciamo più poi che prima. Ricordati, Jasmine, ricordati queste mie parole. Adesso fa lo spiritoso. Nel momento in cui poi avrà il piccolino o la piccolina, perde completamente la testa, perché poi loro la perdono. Tornando a parlare della vostra camera da letto, che mi pare di aver capito avete tinteggiato voi con le vostre manine. Però io quel triangolo, non riesco a capire. Che vi piaccia il blu è una certezza, ma non riesco sì. A capire bene il significato. Diciamo che quel triangolo è venuto un po' così per caso. Volevamo un qualche cosa di industrial, e abbiamo in questo caso non è venuto molto bene. Secondo me avete sperimentato e non è andata bene. Fortunatamente a risistemare il tutto ci ha pensato il vostro architetto. Meno male. Che seguendo le vostre richieste ha progettato la vostra nuova camera da letto nella stanza che avete lasciato vuota, ripensandone interamente rivestimenti, illuminazione e arredi. Cari Jasmine e Riccardo, i lavori per realizzare la vostra camera da letto, come sapete, non prevedono opere murarie. Perciò abbiamo iniziato con la rimozione della vecchia pavimentazione che andremo ad uniformare in tutta la casa. Riccardo e Jasmine sognano da tempo una camera da letto ampia, in stile industrial e dall'aspetto un po' ricercato. Perciò, per far sembrare l'ambiente più spazioso, ho deciso di inserire un letto con testiera attrezzata in sostituzione dei comodini e di incorniciarlo con due lampade di design a sospensione. In più, la carta da parati che ricoprirà completamente la parete dietro al letto completerà l'effetto industrial che tanto desiderano.
Stiamo aprendo le tracce per il vostro nuovo impianto elettrico. Manca ancora molto lavoro, ragazzi, ma sono certa che quando vedrete questa camera finita rimarrete a bocca aperta. Tornando a noi, siete curiosi di vedere la vostra nuova camera? Assolutamente sì. Vediamola. Che ne dite? Beh, direi che Daniela ha fatto proprio un ottimo lavoro, perché c'è tutto quello che volevamo, che ci rappresenta. La carta da parati con il planisfero non poteva essere che la scelta migliore, dato che noi amiamo viaggiare, quindi... È bellissima. Ora però quantifichiamo i lavori. È il momento di fare i conti. Fate bene i vostri calcoli, perché se alla fine la somma dei tre valori che state dando alle stanze dovesse superare la somma dei tre costi reali, purtroppo perderete e dovrete pagare la ristrutturazione del vostro appartamento per intero. Ma non preoccupatevi, perché questo significa che se valutate di più una stanza e un'altra di meno, la somma si aggiusta. Quindi, come è successo l'anno scorso, si potrebbe vincere tutto. Ce lo auguriamo. Ora vi chiedo di dirmi la vostra seconda stima. Secondo noi la camera è costata 3.800. Anche questa cifra è stata registrata. Dopo la confronteremo con quella reale. Passiamo alla terza stanza. Eccoci nell'ultima stanza, il living. Vi ricordate com'era? Sì, ce lo ricordiamo bene com'era. Anche lì avevamo dato noi la tinta e i risultati anche lì si vedevano. Mi piace molto questo fai da te. Legatevi poi le mani e dopo. Assolutamente. Anche perché non vi siete limitati al fai da te, ma avete usato un grigio smaltato, una bella colata di ottanio, tutto rigorosamente spugnato, dulcis in fondo. Avete completato l'opera con un bel divano oversize. Chi l'ha scelto quel divano? Erika. Io. Hai un'idea delle dimensioni, tu? Non tanto. Ho come la sensazione che un po' vi è sfuggita di mano la cosa. Sì, abbastanza. Fortunatamente è intervenuto il vostro architetto, che per dotarvi di un living finalmente ampio e moderno ha deciso di recuperare spazio prezioso dal vecchio corridoio che dall'ingresso del vostro appartamento conduceva alla zona notte. Ciao ragazzi, la trasformazione del vostro soggiorno è in corso d'opera. Abbiamo già demolito la parete che lo divideva dal corridoio, realizzando così uno spazio molto più ampio, e costruito il nuovo disimpegno che dividerà il living dalla zona notte. Demolendo le pareti del corridoio, il disimpegno è rimasto l'unico filtro tra l'ingresso e la nuova zona soggiorno. Per valorizzarlo, ho deciso di renderlo un volume che accoglierà chi entrerà in casa. Per fare ciò, regolarizzerò il disimpegno, allungando il ripostiglio fino ad arrivare alla simmetria con il pilastro, e realizzerò un controsoffitto che caratterizzerà la nuova bussola d'ingresso. Ora stiamo rasando il muro del nuovo ripostiglio, che come potete vedere offre molto più spazio di prima. Quando avremo montato la porta che avete scelto, sarà anche bellissimo. Gli ingressi vanno sempre valorizzati e resi più funzionali, soprattutto in questo caso. Se amate invece le distribuzioni classiche, si poteva dotare di una libreria la parete esattamente di fronte alla cucina. Parallelamente posizionare un divano non oversize e mettere un tavolo tra le due finestre. Ora, Jasmine e Riccardo, vogliamo vedere il vostro nuovo living? Eh sì, ce lo chiedi pure. Vediamolo.
pensate? Beh, è bellissimo. Cioè, a me piace tanto e soprattutto era quello che io mi immaginavo. È un altro ambiente, sembra addirittura un'altra casa. Sì, il vostro architetto ha davvero saputo sfruttare ogni centimetro del vostro appartamento. Ma quanto sarà costata la trasformazione? È il momento di fare i conti. Vi ricordo che con questa terza e ultima stima vi state giocando la possibilità che la ristrutturazione di tutto il vostro appartamento alla fine non vi costi neanche un euro. Ora ditemi, quanto quantificate i lavori del vostro living? Secondo noi il living ci è costato 7.350 euro. Ed anche questa ultima cifra è stata registrata. Dopo verificheremo il valore reale di ogni stanza che abbiamo visto insieme e scopriremo se questa ristrutturazione non vi sarà costata neppure un euro. Lo speriamo tanto. A tra poco. Jasmine e Riccardo sono una coppia di giovani infermieri, molto affiatata e piena di progetti. Purtroppo la pandemia ha sconvolto alcuni di questi, costringendoli a rinviare anche le loro nozze. Loro però non si sono persi d'animo e hanno deciso di farsi un regalo. Ristrutturare la casa in cui vivono da 4 anni per renderla finalmente la casa dei loro sogni. Due architetti di Torino hanno realizzato 2 progetti diversi per trasformare la loro abitazione come desiderano. Tra i due, Jasmine e Riccardo, hanno scelto quello di Daniela Ventura, che ha dato nuova vita alla casa anche riconfigurandone gli spazi. La ristrutturazione è partita. Insieme a Jasmine e Riccardo abbiamo seguito ogni passo del makeover. Adesso è arrivato il momento di scoprire se riusciranno a vincere tutta la ristrutturazione, senza pagare nemmeno un euro. Ragazzi, vi vedo emozionati. Anzi, per dire la verità, vedo emozionato moltissimo Riccardo, un po' meno Jasmine. Ma io maschero bene in realtà. Dai, pensiamo positivo e ricordiamo insieme i cambiamenti che sono stati fatti. Il vostro architetto ha riprogettato gli ambienti per renderli finalmente contemporanei e adatti al vostro stile di vita. Partendo dalla cucina, che ha ridisegnato senza soluzione di continuità rispetto al living, ricavando anche lo spazio per una pratica penisola colazione. La camera da letto è stata sottoposta a un restyling radicale, combinando arredi di design e finiture all'insegna della contemporaneità. Mentre il vostro living è stato riconfigurato e ampliato utilizzando anche lo spazio un tempo ad uso del vecchio corridoio. Per ognuna di queste stanze vi ho chiesto di fare una stima del costo della ristrutturazione. Il restyling della vostra camera da letto l'avete quantificato in euro 3.800. La cucina, sempre secondo le vostre stime, l'avete valutata 3.900 euro. Invece la ristrutturazione del vostro living l'avete quantificata in 7.350 euro. Per vincere tutta la ristrutturazione, la somma delle vostre 3 stime dovrà corrispondere al costo reale. Se invece la doveste superare, cosa a cui non voglio neanche pensare, neanche noi, cosa succede? Perdiamo tutto. Scongiuriamo questa ipotesi e pensiamo semmai alla possibilità di vincere il super sconto che sarà vostro se vi avvicinerete senza superarla. In tal caso, per la stanza di cui avrete dato la stima più corretta, non pagherete la sua ristrutturazione. Ecco, in questo momento io sono sempre molto curiosa di sapere le vostre sensazioni. Un po' c'è la paura di aver sovrastimato alcune stanze. Soprattutto la cucina o la camera da letto, che sono le due dove abbiamo forse azzardato un pochettino di più. Non pensiamoci più, anzi iniziamo la verifica. Iniziamo dalla camera da letto, che è costata realmente 3.500 euro, quindi 300 euro in più,
di quello che avete stimato. Non male, ma non benissimo. Vediamo se recuperiamo sulla somma con la prossima stima. Vi ricordo che in palio c'è tutta la ristrutturazione del vostro appartamento e quindi 35.000 euro. Scopriamo quanto è costato ristrutturare la cucina. 3.550 euro. Sempre un po' lunghi. Anche qui avete soprastimato di 350 euro. Il divario aumenta, ma rimane ancora contenuto. E avendo da verificare ancora il living, che avete valutato 7.350 euro, possiamo ben sperare di recuperare. Tra l'altro, avendo voi sballato le prime due stime, se con la terza stanza siete stati sotto, ve la regaliamo noi. Quindi non male, visto il suo valore. Cosa vi dice il vostro sesto senso? In questo momento la positività è un po' andata. Se poteste correggere ora la cifra, confermereste 7.350 euro? Forse no. Non so voi, ma non sto più nella pelle e voglio scoprire se avete vinto. La ristrutturazione del living è costata 6.400 euro. No, proprio purtroppo non sapete come mi dispiace. Davvero tanto, tanto, tanto. Avete fatto saltare il banco. Ma facile ristrutturare, non vi lascia mani vuote, vi dà un buono di 1.000 euro. Insomma, per aver tentato la fortuna è comunque una piccola consolazione. Che ne dite? Vabbè, è un gioco, era giusto partecipare, anzi è stata un'opportunità in più. Bravissimo Riccardo. Siamo grati già di questo, quindi. Purtroppo il conto si alleggerisce di poco, ve lo consegno così com'è. Grazie. Però con i 1.000 euro da spendere magari li spenderete nel vostro viaggio di nozze. Jasmine, a te le chiavi. Grazie. E godetevi comunque la vostra nuova casa. Wow! È bellissima. Super, guarda, si accende tutta casa da qua. Guarda che luce. E guarda la porta. Bellissima. Questo dovrebbe essere lo sgabuzzino. Guarda quanto spazio. Sì. È bellissimo. E questo è proprio il verde petrolio che volevo. Non sembra neanche il vecchio ingresso, te lo ricordi com'era buio, piccolo. No, beh, fantastica. Qui abbiamo tutto lo spazio per cucinare. Assolutamente, guarda il pianale, le piastrelle, guarda quanto sono belle. Sono super. No, vabbè, ma questa penisola poi... Questa è ideale per fare gli aperitivi. Assolutamente sì, già mi ci immagino un sacco di amici a fare aperitivo su questa penisola. E poi, guarda quanto spazio abbiamo qua. Wow. Wow, è no. Proprio super. È bellissimo, è bellissimo. Oh, finalmente un materasso comodo. No, guarda la carta da parati, è spettacolare davvero. Sì, dà proprio un tocco moderno e anche industriale. Guarda anche la cassettiera, no vabbè, non sembra neanche la nostra camera da letto. È una grande trasformazione. Sì, assolutamente.